Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo speciale di approfondimento dedicato al teaser trailer di Red Dead Redemption 2. Fra i 5 dettagli che probabilmente ti sono sfuggiti, nel teaser si vedono 7 uomini a cavallo mascherati che cavalcano lungo la prateria. Nel poster mostrato da Rockstar Games, quello che ricorda il film I Magnifici 7, si può notare, benché l'immagine sia volutamente non chiara, che almeno 2 dei 7 personaggi somigliano a delle versioni più giovani di Dutch e l'amico John Marston. Ricordiamoci che, come dice lo stesso John sin dall'inizio del gioco, egli era a capo di una banda un tempo. Rapinavano banche e assaltavano treni, finché un giorno non sono stati beccati, la squadra si è divisa e John è stato braccato da una neonata FBI che gli ha ordinato di consegnare gli ex colleghi alla giustizia, vivi o morti in cambio della libertà. Quindi potrebbe anche non essere John Marston il protagonista del prossimo capitolo. Per quanto ne sappiamo, Rockstar potrebbe anche tornare a proporre nuovamente 3 protagonisti principali come è stato per GTA V, arrivando addirittura a rendere John un semplice personaggio secondario non giocabile che ci dà solo missioni e insegna invece al protagonista come comportarsi per mandare avanti la carriera criminale. Questo però porterebbe a un contrasto col titolo di gioco proposto, ovviamente solo provvisorio fino al prossimo autunno, che vorrebbe Redemption 2 come sequel ufficiale, mentre Retribution sarebbe una scelta più logica per raccontare un probabile prequel sulla vita di John. Dato il successo riscontrato nelle missioni rapine in banca e gli assalti a squadre di GTA Online per il recupero di consegne di droga per conto di Trevor, la prima o entrambe potrebbero essere sia il tema principale del nuovo Red Dead, sia una delle idee previste per il multigiocatore online. Ciò non sarebbe affatto male, visto che, come detto prima, i personaggi mostrati sono appunto 7. Ovviamente nessuna informazione è confermata in alcun modo, le immagini mostrate nel teaser potrebbero essere state volutamente mescolate al solo scopo di far parlare di sé, ma se si trattasse di una caccia guardia e ladri in cui più giocatori devono assaltare un treno mentre la squadra avversaria composta da sceriffi devono evitare tutto ciò? Molti giocatori durante sessioni online in GTA V hanno speculato sulla possibilità di poter trasporre le stesse idee di assalto tutti contro tutti, spesso ambientate nel deserto di Sandy Shore, col periodo del Far West. Forse è passato come dettaglio secondario già noto alla serie, ma a quanto pare Rockstar potrebbe aver deciso di approfondire la questione caccia. Nel teaser è infatti possibile notare un uomo che cammina portando un cervo morto a dorso del cavallo. Questo potrebbe essere un elemento aggiuntivo, in cui sia necessario portare gli animali da caccia direttamente in città per una lavorazione avanzata di elementi craftabili, dato che la semplice azione di scuoiarlo sul posto potrebbe non essere sufficiente al fine di ottenere certi upgrade. In parole povere, Rockstar non è solita seguire le tendenze, ma siccome in Fallout 4 è possibile ottenere oggetti avanzati solo in laboratorio, e dato che nel Far West sia la caccia che il lavoro artigianale erano molto sviluppati al fine di migliorare l'economia in città, approfondire il crafting a un livello più avanzato, espandendo le possibilità, sarebbe davvero plausibile. Sembra che il gioco potrebbe essere ambientato nelle terre a sud-ovest, al confine col Messico. Nello specifico si vedono già nel teaser diversi tipi di alberi caratteristici delle zone meno desertiche e più montuose. È quindi probabile che la mappa in questione sia posta in zone mai visitate nel precedente capitolo proprio per distaccarsi da Red Dead Redemption e raccontare proprio l'origine della banda di cui fece parte John. Molte inquadrature mostrano cime di montagne innevate, ma tutto potrebbe essere, compresa la presenza stessa di deserti aridi nonostante lo sfondo apparentemente freddo. Parliamo ora di uno fra gli aspetti più interessanti di Red Dead, ovvero il nativo americano nell'immagine diffusa da Rockstar. Questo singolo elemento potrebbe aiutarci a capire molto della trama, perché è un nativo americano ma indossa abiti appartenenti alla guerra civile che avvenne fra il 1861 e il 65. Nel teaser si vedono anche molti bufali che però mancavano in Red Dead Redemption, e siccome tra il 1863 e il 1911 ne rimanevano poche centinaia, visto che molta della loro pelle veniva usata dai nativi americani stessi per commerciare facendone fiorire l'economia, si può facilmente dedurre che dopo la guerra civile che ne vide la caccia da parte degli Stati Uniti, i quali conquistarono il Sud America distruggendo intere popolazioni di indiani, questo Red Dead potrebbe approfondire l'argomento in maniera più esaustiva con un tono di denuncia sociale tipica dei titoli Rockstar che da sempre punta il dito in special modo agli scheletri nell'armadio dell'America stessa.
Il video finisce qui. Se vi è piaciuto e lo avete trovato utile, lasciate mi piace. Ditemi cosa pensate delle mie teorie sulla trama, se ne avete anche voi, e condividete con tutti i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video.